Buongiorno, sono Antonio Pistillo di Italia in France, un'associazione a carattere nazionale che vede tutti gli aspetti culturali e turistici della nostra bella Italia. Ovviamente io sono l'ambasciatore dei saperi e sapori della Puglia, mi occupo della Puglia, pertanto faccio questi giri sia nelle aziende gastronomiche sia a livello culturale. E oggi ci troviamo in compagnia di Giovanni, che è il responsabile del Museo Diocesano di Andria, e ci racconterà un po' gli aspetti principi di questo museo, che oltre a contenere opere laiche, contiene anche opere religiose. Prego Giovanni. Sì, innanzitutto grazie per essere qui. Sì, il Museo Diocesano di Andria è un'istituzione importante della città. È un museo che raccoglie la parte più rilevante del patrimonio artistico della città di Andria. Infatti, pur essendo un museo diocesano, in quanto contiene opere di proprietà della diocesi, è per estensione anche un museo civico, per così dire, in quanto contiene opere che hanno a che fare con la storia, la cultura, la coscienza, l'identità di questa città. Chiaramente i musei diocesani hanno questo compito importante, insieme al sistema museale delle varie città, sia pubblico che privato. Il Museo Diocesano di Andria ha una storia lunghissima, in quanto nasce da un'intuizione di Monsignor Lanave, e oggi noi siamo in un luogo che ha anch'esso una storia lunghissima. E solo nell'ultimo periodo, grazie a una lunga elaborazione progettuale, oltre che di restauro e recupero del patrimonio artistico della città, che è immenso e di grandissimo valore, oggi la diocesi ha consegnato alla città un'importante istituzione culturale. Chiaramente questo si inserisce in una logica di sviluppo, non solo del territorio in senso lato, ma soprattutto culturale e, consentimelo, anche spirituale, in quanto la città di Andria ha una vocazione fortissima: è la città della Sacra Spina, è la città del culto della Madonna dell'Alto Mare, che ogni anno attira tantissimi fedeli. Insomma, un museo che finalmente, in un certo senso, restituisce ai cittadini andriesi, ma in realtà anche a un territorio un po' più vasto che quello diocesano, il suo valore, la sua ricchezza, la sua bellezza. Certo, il nostro compito, Italia in France, appunto, è un'associazione che veramente valorizza, cerca di valorizzare le notizie culturali e tutto quel bello e buono che c'è su tutta la nostra penisola. E ovviamente tante persone non conoscono certi aspetti delle città. Magari i famosi turisti fai da te vedono la città, magari vedono qualche carta sporca a terra e criticano solamente. Invece noi abbiamo un patrimonio immenso, come dicevi tu. Adesso ti pregherei di vedere un po', di fare un excursus su questo museo. Certo. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Antonio Pistillo, ambasciatore dei saperi e sapori della Puglia per Italia in France. Siamo in compagnia di Giovanni, che gestisce questo meraviglioso museo diocesano, e ovviamente noi come Italia in France vi invitiamo a visitarlo, perché praticamente adesso quello che vi facciamo vedere è solo una piccolissima parte, però ci sono delle opere veramente straordinarie. Alle nostre spalle Giovanni ci descriverà un attimo quello che rappresenta questa effigie. Sì, il Museo Diocesano di Andria contiene un patrimonio di grandissimo valore, non solo per la città, ma anche per un intero territorio. E per territorio noi possiamo intendere la Regione Puglia o addirittura il Mezzogiorno d'Italia. Quindi, la cosa importante di questo museo è che alcuni pezzi contenuti hanno un significato, hanno un valore non solo per i cittadini della città di Andria, no? Ma hanno un valore anche per un territorio molto più vasto, perché questi pezzi, come l'icona di Andria, si inseriscono in un panorama più ampio per essere colte nella loro pienezza. E nel caso di questa magnifica icona bizantineggiante, il contesto è tutta un'area mediterranea. Questo quadro, quest'opera, ha un valore, ecco, se inserito in un contesto mediterraneo più ampio. Quindi, come si capisce,
il valore di un'opera d'arte sta anche nell'estensione del suo significato. Questa è un'icona meravigliosa. Potrei dire, senza timore di essere smentito, che è l'icona più importante della regione Puglia. Addirittura, secondo alcuni studiosi, come per esempio Rina Belli d'Elia e tantissimi altri che si sono cimentati nello studio di questa icona, da questa discendono addirittura tutta una serie di icone pugliesi. Quindi si tratta di un pezzo di straordinario interesse, anche scientifico, se vogliamo. Certo. Questa icona proviene, un'icona del 200, proviene dal monastero delle Benedettine di Andria, che è una tempera su tavola, e raffigura questa magnifica Madonna Odigitra, cioè la Madonna che indica la via. Poi, non essendo stato oggetto di un culto particolare, noi oggi lo possiamo godere nella sua, tra virgolette, purezza, perché non ha subito modificazioni in secoli. Quindi è un pezzo di assoluto interesse, di assoluto valore. Senti Gianni, ti vorrei chiedere, a parte il turismo religioso che è conclamato, per Andrea, che tu sei un conoscitore di Andrea, sia dal punto di vista religioso e tutto, cosa consiglieresti a un turista, per esempio, che può fare? A parte la visita obbligata del Museo Diocesano. Sì, allora io consiglierei di fare un tour delle chiese che hanno ospitato realtà conventuali. Noi potremmo rileggere la storia della città di Andrea attraverso gli ordini conventuali. Penso per esempio a San Francesco d'Assisi, la chiesa, penso a Santa Maria Vetere, penso alla chiesa di San Domenico, penso a Sant'Agostino. Beh, io farei un tour delle chiese che hanno ospitato ordini conventuali, per esempio. Ripeto, noi potremmo rileggere la storia della città attraverso le attività e le interazioni di questi ordini, dei francescani, dei agostiniani, dei domenicani, che sono stati motori di sviluppo della città. Ecco, questo forse è un dato che ancora oggi si fatica a comprendere. Beh, questi ordini sono stati dei fortissimi motori di sviluppo e soprattutto sono stati capaci di interagire con la città, con la politica del tempo e con la chiesa del tempo. Cioè, questo è un dato molto importante. È chiaro. Senti, io sono molto contento di questo incontro che abbiamo avuto, perché bisogna veramente essere felici che la città, a parte Castel del Monte che è conclamato, tutti lo conoscono, eccetera, però la città di Andria deve essere vissuta e non criticata. Dobbiamo cercare di capire che la città di Andria non è solo fatti di cronaca, ma ci sono veramente eventi culturali di una notevole bellezza. Ti ringrazio. Grazie Giovanni. Prego, grazie a voi.